Allora, Sindaco, riparto da lei perché sugli orari della Movida si è consumato anche uno scontro istituzionale tra lei e il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Però questo servizio ci racconta di come da una parte ci sono regole stringenti che sembrano strozzare gli esercenti, dall'altra però c'è l'affidarsi completamente alla responsabilità individuale e spesso prevale la voglia di divertirsi piuttosto che la legittima e doverosa necessità di rispettare le regole. Guardi, è molto riduttivo parlare di Movida. Voglio fare un ragionamento di carattere generale. Il lockdown è finito. E ve lo dico da Napoli, dove noi abbiamo chiuso per primi le scuole, i cantieri, abbiamo sanificato quando in altre parti d'Italia si diceva che non stava accadendo nulla. Napoli ha avuto 1000 contagi su 1 milione di abitanti. Adesso la paura deve diventare responsabilità. Le nostre ordinanze, che però non ci fanno fare perché il governo ci ha svuotato di poteri e responsabilità, vanno nella direzione di chi conosce la città. Milano è una cosa, Napoli è un'altra. Io dico questo, in un momento in cui dobbiamo evitare gli assembramenti, dobbiamo aprire più luoghi. Aprire più luoghi significa distribuire le persone in più parti della città. Se tu alle 22.05 non mi consenti di prendere un gelato all'aperto, come dice De Luca, però lo puoi prendere all'interno di un locale, mi dici tu qual è la logica? Tra l'altro migliaia e migliaia di persone non sono state licenziate e alcune sono state assunte grazie al fatto che noi abbiamo dato più suolo pubblico, che i gestori si prendono, come dire, il compito di riqualificare e di pulire e sono tutti contenti. Quindi il TAR in realtà ha sospeso una parte, non quella dei tavolini, ha sospeso la possibilità di concedere ulteriori spazi con l'obbligo di riqualificare. Pensate un po', che il TAR addirittura ha sospeso il fatto che avessi aperto dei luoghi chiusi della città come i parchi e consentito di andare in bicicletta e in monopatti. Allora, voglio dire, vogliamo ridurre i sindaci a fare le persone che devono andare con il battiscopa a separare le persone, a fare quelli che contano i centimetri di tavolino? Volete affidare anche a noi il compito di una ripresa sociale ed economica che rischia di essere un disastro? Guardate, a Napoli, chiudo, noi se continuiamo così, con questa ottusità generale, noi avremo più vittime per il contagio sociale ed economico che per il coronavirus.